come smaltire gli eccessi delle feste e dei bagordi, puoi iniziare a seguire dei consigli. Basta una settimana o due per tornare a sentirti nuovamente quello di prima. In questo video ti suggerirò anche uno schema molto semplice di alimentazione di una giornata tipo. Quello che mi capita in studio dopo le feste di Natale o comunque magari anche dopo le vacanze estive è trovarmi spesso di fronte a persone molto deluse perché hanno rovinato il loro percorso di cambiamento di alimentazione intrapreso in precedenza. E se anche tu sei tra queste persone, no panic! C'è sempre un modo per rimediare. Il fatto che per 15 giorni o meno o di più ci siano stati jolly non è così poi una tragedia, perché davvero qui alcuni consigli che ti possono aiutare a rimediare, che sono utilizzati da molte persone che seguono il metodo calma. Consigli per un corretto stile di vita, utili sia nel caso tu abbia preso qualche chilo, ma anche se ti senti magari gonfio, stanco, affetticato, di cattivo umore, intossicato e tu non riesca magari a dire di no a quella fetta di dolce, di panettone, di pandoro, di torrone, di cioccolato che ti chiama dalla credenza dopo che hai terminato la cena. Come sai, il metodo che ti propongo normalmente, calma, non è una dieta, cambia alimentazione, è uno stile di vita in cui rientra anche la possibilità di uscire a cena e non fare sacrifici. Nonostante questo, è anche importante dare una tregua al tuo corpo ogni tanto, non solo per dimagrire, ma soprattutto per una questione di salute, energia, vitalità, prevenzione, buon umore e sbarazzarti di quella fame nervosa di cui già ti ho parlato in altri video e che insorge nel momento in cui inizi ad abusare di dolci. Quindi alcuni consigli importanti da seguire sono ogni tanto dire basta almeno per 15 giorni, almeno una settimana, ancora meglio 15 giorni, agli inviti a cena. Fai sparire dalla dispensa tutto quello che ti può indurre in tentazione, quindi dolci, cose anche salate, perché no? E questo ti aiuterà nella disintossicazione. Se pensi che buttare sia uno spreco, pensa invece a quanto stai facendo del male a te stesso. Inizia già a sentire quel senso di leggerezza che potrai provare tra pochi giorni. Evita completamente gli zuccheri semplici, carboidrati raffinati, farine bianche, tutto quello che è ricco in additivi e conservanti. Se non cresce in natura, non mangiarlo. Questo può essere possibile leggendo bene gli ingredienti in etichetta, dicendo no allo zucchero, tutto quello che termina in osio e anche olio, glucosio, fruttosio, eccetera, eccetera. Anche il salato, quindi evita formaggi e affettati stagionati, scegliendo proteine di buone qualità, ad esempio uova da gallina allevate a terra, carne bianca da allevamenti comunque selezionati, o ancora meglio da appunto animali liberi di razzolare, formaggio fresco proveniente anch'esso da animali al pascolo e pesce pescato. Inizia a sostituire il frumento con dei cereali integrali o pseudo cereali, preferibilmente senza glutine, come il riso rosso, nero, il grano saraceno, il miglio, il sorgo, l'amaranto e i derivati. La cosa fondamentale è l'acqua, che può essere assunta sotto forma di acqua naturale o tisane, a cui puoi aggiungere magari delle erbe disintossicanti come io adoro ad esempio il rosmarino, la salvia, anche delle spezie come lo zenzero, che hanno proprietà sgonfianti se non hai problemi ovviamente di salute, di stomaco. E al mattino una cosa che a me piace fare è bere dell'acqua con un mezzo limone spremuto, acqua tiepida, e con la cannuccia per non rovinare lo smalto dei denti. Fondamentali ovviamente le classiche 5, ancora meglio 8 porzioni tra frutta e verdura al giorno, privilegiando la verdura di colore verde e bianco piuttosto che la frutta, che comunque può continuare a farti venire quella voglia di dolce. Quindi stai sui 150, massimo 300 grammi di frutta al giorno. E per aumentare il consumo di verdura puoi anche iniziarti a sbizzarrire con le zuppe, che in questa stagione, ma invernale, sono da preferire, ma anche nella stagione estiva, perché no, magari mangiate fredde. Uno schema di alimentazione di una giornata tipo potrebbe essere al mattino a colazione della frutta con dei cereali integrali in fiocchi o soffiati, più 4-5 mandorle, noci, noccioli, una bella tisana. Verso metà mattina uno spuntino unendo il frutto di stagione con
4-5 pezzi di nuovo di mandorle, noci, nocciole. Pranzo, dei cereali integrali, verdura cotta e cruda, dei cucchiaini di semi di girasole, condito ad esempio con del buon olio extravergine di oliva, lo spuntino del pomeriggio con di nuovo della frutta con frutta secca, e alla sera prediligere zuppe di legumi, legumi nelle loro varie forme come hummus, hamburger di legumi, pasta di legumi, oppure le uova, il pesce, il formaggio e la carne bianca, una volta, a frequenza una volta alla settimana per entrambi, insieme sempre a della buona verdura cotta e cruda. Quello che ti può essere d'aiuto un giorno alla settimana è invece fare un super detox, quello che io in calma chiamo super detox, in cui evitare anche cereali e legumi. Di solito lo facciamo lunedì o i cambi di luna, e in questo modo ti assicuro che non sarà un sacrificio, anzi il tuo corpo ti ringrazierà. Sarà molto più semplice uscire dal circolo vizioso della dipendenza da dolci e anche riprendere energia e vitalità. Quindi trovi anche questi consigli sul mio sito, ti invito ad andarli a vedere, e anche in un recente articolo che ho pubblicato, di cui ti inserirò il link in descrizione. Inizia proprio a pensare in termini di benessere, energia e vitalità. Quindi quello che ti dico di evitare, lascia spazio a tantissimi alimenti come la frutta e la verdura, i cereali integrali, il pesce, il formaggio di buona qualità, la carne bianca, un sacco di legumi e di varietà di legumi che possono davvero dare sfogo alla tua creatività in cucina, perché significa che puoi provare nuove ricette golose e gustose. E spesso si crede, no, che mangiare sano sia triste, invece tutte le persone che seguono il detox con me cambiano idea. Non dimenticare una bella passeggiata nella natura, quei 150 minuti almeno alla settimana di movimento, prenditi qualche momento per respirare, rallentare e masticare il cibo con amore e con gusto. È fondamentale il riposo, almeno quelle 7 se non 8 ore per notte. Se desideri essere accompagnato in questo percorso, perché appunto credi di non farcela, puoi unirti al mio gruppo Facebook, La Slipario Cambia Alimentazione, o ancor meglio, se vuoi essere seguito per un anno intero e con i consigli del metodo Calma perché ti possa star vicino e insegnare ad applicarli nella tua vita in maniera facile, graduale e definitiva, non ti resta che iscriverti alla scuola online Cambia Alimentazione, Cambia Vita. Anche qui ti metto il link qui nella descrizione. Lasciami un bel mi piace, condividi questo video, iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video.